Sono appena arrivato a Napoli e... Buongiorno ragazzi, allora finalmente eccoci qua a Napoli, quartieri spagnoli, c'è un mondo, tutto troppo bello, mi sento a casa, adesso mi vado a prendere un bellissimo caffè, sono arrivato ieri sera ma ero troppo stanco, però la pizza l'ho mangiata prima di andare a dormire. Adesso andiamo subito a vedere, a prendere il pettorale, a vedere un po' Napoli. Riuscirò a fare già 40 km, lo sapremo tra un po'. Dopo aver preso il primo caffè da solo a Napoli un anno fa, ci dirigiamo all'Expo, che dovrebbe essere in piazza Plebiscito. Ovviamente vai in giro per il centro di Napoli, non ti fermi da giro a prendere una graffa. Grazie. Ecco, iniziamo a fare carico di carbo di quelli fatti, quelli buoni ragazzi, quelli buoni. Abito più o meno a 600 metri, ancora devo arrivare a prendere il pettorale perché mi fermo di continuo a mangiare pizze e caffè. Ah, io amo Napoli, una giornata stupenda, infatti questa cosa mi preoccupa perché se fa questo caldo, ragazzi, sarà veramente distruttiva come paratura per quanto mi riguarda, perché io col caldo soffro tantissimo. Di che ve lo dico a fare? Location, voto 10. Adesso andiamo al ritiro pettorali e a salutare gli amici della Sport Lab che mi hanno invitato a questa bellissima maratona. Siamo qui al ritiro pettorale, un saluto, ok? Sono più felice, ok. Così qua. Siamo pronti? Allora, ritirato il pettorale, possiamo finalmente prendere il pettorale. No, anche voi ci siete. Ok, a posto, prenda, grazie, ciao, a domani. La festa all'Expo della Napoli Marathon, Piazza Plebiscito, un po' di silenzio in via Caracciolo, ci facciamo una bella passeggiata, vedete che panorama è sta qua. Poi dicono che uno non si innamora di Napoli, quindi ragazzi ci vediamo domani. Buongiorno runner! Siamo quasi pronti, manca un'ora alla partenza, c'è già parecchio fermento. Mi serve un buon caffè, visto che ieri me ne sono bevuti non so quanti. E vamos. E dopo aver preso il caffè, cambia esattamente quando la giornata è già del sole. Cominciamo a riscaldarci e tra 20 minuti si parte. Ci abbiamo il mio carissimo amico Dario. Ciao ragazzi, al 5º chilometro si trova Quasimuccio! Ah, ragazzi, non vedevo l'ora di incontrarlo! Mi ha fatto il sogno attivo! Se avete la possibilità, seguiteci! Vedete delle belle, qui siamo pieni di ragazzi fantastici! Un applauso ai nostri ragazzi! Oh, dai! Ci vediamo più là, tanto la maratona è lunga, Napoli ci si diverte sempre. Siamo al 10º chilometro, dopo aver accelerato
ha terminato un poco perché ho incontrato Dario di radioattivo. Devo assolutamente rallentare perché altrimenti non arrivo alla fine. Passaggio stupendo, vabbè, via Caracciolo ragazzi, stupendo veramente. Il 15° chilometro ho accelerato un poco e giusto per non far irrigidire i muscoli ragazzi, vediamo un po' fino a quanto riesco a resistere. E adesso ci sono questo piccolo tratto in salita con i San Pietrini, let's go. Allora siamo arrivati al 21° chilometro in compagnia della bellissima Giulia, che mi hanno tirato, e Dario, che mi hanno tirato per 21 chilometri e adesso mi abbandonano, figlio. E finiscono questa bellissima mezza e io proseguo per altri 21 chilometri. Ciao ragazzi, ciao. Sempre grandi, se ci vedete mai. Sono caduto all'arrivo al passaggio della 21 chilometri rovinosamente con capriola, però sono ancora sano. Sicuramente ci saranno video che gireranno su YouTube. Peccato, potevo registrare io invece. No, comunque vamos con altri 21 chilometri. Siamo al 26° chilometro. Dai, dai ragazzi, dai, mi sto aspettando. Loro erano i Pesa delle 4:10, quindi tra un po' mi raggiungono. 31° chilometro, quasi finito via Caracciolo, si ricomincia e si passa per il porto un'altra volta. E per adesso tutto bene, sta facendo veramente un caldo esagerato, però si sapeva. 40° chilometro, un sole pazzesco, non ce l'ho fatta ragazzi. Ciao, ma ci prendiamo una Lemonsol, lo so che bene, vado di Lemonsol e dopo ci penso con la bella. Adesso andiamo di Lemonsol. Dai, aspetto con la tendenza, vai. Ciao ragazzi. Potevo non fare anche io il video con la grande scultura. Beh, si voleva, no? Adesso, manca poco, su. Andiamo. Ci siamo ragazzi! E anche questa è fatta! Momento più bello ancora! E c'ho anche il tipo personale! E anche questa volta siamo riusciti a finire la maratona, per fortuna. E ragazzi, è stata dura perché dal 35° in poi ho cominciato a sentire un caldo, veramente caldo, allucinante, però siamo riusciti a finirla. E adesso, prossima avventura, fra 2 settimane, un trail a Massafra, la Mazzuola Web Trail. Vi aspetto per chi può partecipare e comunque vi farò sempre un video, 17 km di puro divertimento. Ciao!